Noi da tempo lavoriamo nel silenzio più totale dell'informazione italiana, che è tutta schierata con il governo, tranne pochissime eccezioni, su una manifestazione che ci sarà il 27, che si chiama No Monti Day, per evitare equivoci contro Monti, la sua politica, il suo governo. Noi vogliamo che Monti se ne vada, perché pensiamo che Monti sia il problema, non la soluzione dei problemi del paese. C'è in tutta Europa questo, in tutta Europa si lotta, ci si mobilita contro le politiche di austerità, di rigore, contro le politiche che stanno distruggendo il meglio dell'Europa, cioè lo Stato sociale e i diritti. Noi come organizzazione sindacale stiamo cercando di connotare la manifestazione non solo dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista sindacale. Ce la prendiamo con Monti perché è il capo del governo, perché è il capo di un governo che sta mettendo in ginocchio il paese, sta mettendo in ginocchio i lavoratori insieme alla Fornero, insieme a Passera. E ce la prendiamo anche con quelle organizzazioni sindacali come CGIL, CISL e UIL che non fanno nulla per cambiare la situazione, che non hanno fatto un minuto di sciopero generale contro questo governo e contro i piani che sta mettendo in atto. Probabilmente se ci fosse stato Berlusconi al potere la CGIL avrebbe fatto molti scioperi generali, non ne ha fatto neanche uno. Ecco, noi crediamo che questa manifestazione, questa giornata di lotta, perché del 27 stiamo parlando, è una giornata che deve rimettere in fila nell'agenda politica, nell'agenda sindacale, nell'agenda sociale le vere priorità di questo paese. Ora è passato un anno abbondante di manovre senza senso, il risultato è che il debito aumenta, qualcuno me lo deve pure spiegare. Qualcuno deve spiegare come mai noi abbiamo pagato negli ultimi 30 anni 1.041 miliardi di euro solamente in interessi sul debito. E questo spiega tutto, non è vero che gli italiani non lavorano, non è vero che sprechiamo soldi, è che siamo taglieggiati dal mercato, cioè dalle banche internazionali che stanno imponendoci dei tassi assolutamente insopportabili. Quindi questo governo sta semplicemente facendo gli interessi delle grandi banche internazionali di investimento, non quelli degli italiani. Diciamo no a questo governo che è un governo dei banchieri, della BCE, della Troica, che sta affamando interi popoli, la Grecia, la Spagna, perché cosa lì, il Portogallo, l'Irlanda e l'Italia, perché cosa? Perché i mercati lo impongono, ma quali mercati? Qua è questo sistema capitalistico che ci sta portando alla rovina. Noi partecipiamo a questa manifestazione con una parola d'ordine chiara: Monti se ne deve andare a casa, perché le politiche di Monti non stanno risolvendo la crisi ma la stanno aggravando e stanno trovando i soldi per le banche, i miliardi per il Monte dei Paschi di Siena, mentre aggravano la situazione per le famiglie, per i lavoratori, i pensionati, i giovani disoccupati. E quindi una grande manifestazione per mandarlo a casa, perché questo non è il salvatore della patria, quello è che sta affossando sia l'Italia che i lavoratori italiani. I sindacati greci, spagnoli, portoghesi hanno indetto una giornata di mobilitazione, quindi io credo che questo 27 ottobre sia anche un modo per dire che bisogna coordinare le lotte a livello europeo.